Eccoci qua, buonasera a tutti, vediamo se siamo live, fatemi fare un check. Vediamo un po', solo verificando che siamo effettivamente online, dovremmo esserci. Buonasera a tutti. Ok. Fatemi sapere se mi vedete, se mi sentite bene prima di iniziare. Come state? Ok, dovremmo essere in diretta. Dovremmo essere in diretta. Dovreste seguirmi, vedermi tutti. Eccomi qua. Perfetto, perfetto, ho anche la mia regia, quindi diciamo che ci siamo, ci siamo. Allora, bentornati, bentornati al Digital Transformation Show, è il secondo episodio in realtà, quindi bentornati per chi c'era la prima volta, non eravate tantissimi, però secondo me adesso gli argomenti diventano più interessanti e riusciamo ad attirare anche più pubblico. Che cos'è questo show? Che cos'è questo momento di intrattenimento e di divulgazione? È una finestra in diretta su tre canali, ok, su tre piattaforme, una è LinkedIn, una è YouTube, una è Twitch e si parla ovviamente di trasformazione digitale. Per adesso il sottoscritto William Olivieri è l'unico autore dei contenuti, se qualcuno vuole partecipare è ben accetto. Ovviamente si parla di trasformazione digitale. In maniera più disparata, da teoria alla pratica, quindi non c'è un contenuto predefinito. Nella puntata, chiamiamola così, nella sessione di oggi si parla di no code, sviluppo no code, quindi affronteremo quel tema. Prima di proseguire, vi ricordo le piattaforme dove state vedendo questa cosa e dove potete raggiungerla, questo format. La prima è ovviamente Twitch. Quindi twitch.tv/hguglielmo, oppure su LinkedIn, quindi mi seguite sul mio profilo personale e trovate, ricevete la notifica quando vado in diretta, oppure su YouTube, ma non ho ancora un URL breve per YouTube, perché deve avere un tot numero di iscritti per averne diritto, quindi per adesso vi beccate questo bit.ly URL in sovraimpressione, quindi, e arrivate al canale YouTube. Detto questo, mi apro anche la chat da questa parte, così se qualcuno vuole fare domande, ok. Bene, direi che possiamo cominciare. Allora, comincio condividendo il mio schermo. Condividendo il mio schermo, questo qua. Perfetto. Allora, breve ripasso degli eventi recenti, che secondo me sono interessanti. Venerdì. Scusate, martedì 6 ottobre, quindi 2 giorni fa, c'è stato l'evento Now at Work 2020, un evento digitale organizzato da ServiceNow, dove si è parlato di trasformazione digitale, di vari temi, dove anche alcuni clienti di ServiceNow hanno raccontato la loro esperienza. Se il tema vi interessa, i contenuti sono ancora disponibili fino alla fine del 2020, quindi fino a fine anno. Quello che dovete fare è andare sul sito, googlatelo, ServiceNow Now at Work. Come vedete ci sono varie sezioni, andate in quella italiana e in quella italiana potete vedere i video on demand, ce ne sono di diverso tipo. La particolarità è che sono in italiano, quindi not bad assolutamente, e ce ne sono di diversi. In un paio compaio anch'io, quindi consigliato. Cos'altro? Quello che mostrerò oggi è una sessione un po' pratica, ok? Quindi parleremo di no code su piattaforma ServiceNow. In realtà ServiceNow non è l'unica piattaforma sul mercato a, come dire, a soddisfare questo requisito. Innanzitutto, breve preambolo su cosa vuol dire no code: è la capacità di costruire applicazioni senza sviluppare codice. Okay? Quindi io non devo essere un programmatore per creare applicazioni. Questo è ovviamente una considerazione molto importante perché in qualche modo, vediamo se mi viene la parola, democraticizza l'approccio al coding, o meglio al no coding e quindi alla creazione di applicazioni. In realtà le piattaforme sul mercato sono le più disparate, sono diverse. Io sinceramente penso che ce ne siano tre o quattro realmente valide. Facciamo cinque, ok? La prima è sicuramente Airtable,
È veramente facile da usare, è pensata per un utilizzo anche, come dire, consumer, end user, quindi se volete provare a vedere come funziona smanettare potete farmi un account gratuito e provarlo. C'è poi Happy Pie, questa non la conosco, però, come dire, sembra molto interessante. Bellissima la quote che hanno qua, questa quotation di Gartner. Secondo Gartner, nel 2024, le applicazioni sviluppate in modalità no code, cioè senza bisogno di codice, diciamo, occuperanno sostanzialmente la maggior parte degli ambiti di sviluppo, no? Quindi più del 65% di tutte le attività in ambito di development, di application development. Quindi questa è sicuramente una previsione interessante fatta da Gartner. L'altro molto interessante è AppSheet. Questo permette di produrre applicazioni anche mobile, vedete, le interfacce sono molto. I siti si assomigliano un po' tutti, sono molto moderni, tutti parlano ovviamente del tema del Covid, del come un'applicazione del genere ti permette di essere molto più veloce nel creare soluzioni. Sono già usate parecchio, anche da alcuni brand più o meno famosi. Vedete, hanno i loro premi, ha ricevuto i loro premi, anche Airtable qua non ne parla. Questa secondo me è molto interessante, non so come si pronunci, Uncork, Uncork, non ne ho idea. Questa diciamo è più pensata per applicazioni enterprise, quindi non piccole applicazioni, ma applicazioni pensate per essere utilizzate da corporate, da grandi aziende. Qualche numero su questi player, Airtable, 355 milioni di dollari raccolti diciamo come investimenti, quindi no, assolutamente not bad, considerando che sono una decina di persone a gestirla. Veramente non male, io credo che adesso siano un po' di più, forse Crunchbase. Ah, ok, questi sono i dipendenti, queste sono le persone coinvolte, diciamo, penso nel team direttivo, quindi non male, un'azienda molto piccola, comunque 500 persone. Happy Pie è agli inizi, primo funding ricevuto 10.000 dollari, praticamente nulla. Una cinquantina di persone come dipendenti, non male, stanno crescendo, secondo me. Upsheet, non male, 18 milioni di dollari di investimenti, anche questa è un'azienda molto piccola. 50 persone, Uncork o Uncork è impressionante, 365 milioni di investimenti, un brand davvero sconosciuto, nessuno sa chi sia, questo ha ricevuto tutti questi soldi di finanziamenti, questi non sono quotati in borsa, questi sono finanziamenti da investor privati piuttosto che come si chiamano, insomma, sono investimenti privati, ecco. Anche qua azienda piccola. Discorso diverso per ServiceNow, quella dove ci concentriamo oggi. ServiceNow ormai è un'azienda affermata, più di 10.000 dipendenti, è quotata in borsa, ha ricevuto i suoi fondi quando ancora non era quotata, su 83 milioni. Comunque diciamo, in realtà ServiceNow è una piattaforma che serve a fare più cose in azienda, ok? Non è una piattaforma pensata unicamente per fare sviluppo no code, fa molte più cose, tra le quali anche la possibilità di sviluppare applicazioni no code, no code. Quello che faremo oggi, quello che vi mostrerò oggi è come creare in ServiceNow un'applicazione senza scrivere una riga di codice. Un'applicazione che abbia un minimo di senso, un minimo di struttura, ovviamente. Poi, se avete domande, dubbi, curiosità, mi scrivete, mi mettete commenti, mi scrivete su WhatsApp. Chiaramente è una diretta dove parlo io, però se c'è qualche curiosità rispondo volentieri ai dubbi e alle domande. Ok? Bene, allora possiamo proseguire. Quello che faccio è andare su developer.servicenow.com. Grazie a questo sito io ho un profilo e lo potete fare anche voi, ci si registra gratuitamente e la particolarità è che io posso avere accesso a un'istanza ServiceNow gratuita, quindi all'interno di ServiceNow, all'interno del developer ho un'istanza ServiceNow gratuita, completa di tutte le sue funzionalità. Quindi interessante per provare appunto lo sviluppo, l'approccio no code. La vado ad aprire subito, mi loggo sulla mia istanza, sbaglio la password, la digito. Benissimo. Ah, maiuscolo. Ok, mi era scappato il maiuscolo. Questa è l'istanza ServiceNow. Allora, cosa andremo a fare prima di iniziare? Chiudiamo un po' di tab, alleggeriamo un po' Chrome. Potete usare Firefox, Chrome, non cambia niente. Prima vi faccio vedere cosa voglio realizzare. Questa trasmissione, questa puntata durerà circa un'oretta. Intorno alle 7 mi fermo e se non abbiamo finito potrebbe essere qualcosa da riprendere next time. Vi mostro questo foglio Excel che ho scaricato da internet. Ho cercato Fleet Management Demo Excel. Ho trovato questo template, è una demo, ma chi se ne frega. Che cosa,
Che cosa voglio fare? Voglio costruire in ServiceNow un'applicazione per gestire una flotta aziendale. Okay? Immaginate una flotta di auto, immaginate di essere un'azienda e voler gestire un parco auto, le manutenzioni per queste auto, la possibilità di prenotare queste auto e varie ed eventuali. Ora, non avevo voglia di inventarmi la struttura dati da zero, quindi ho cercato qualcosa su internet. Mi piace molto questo modello, devo essere sincero. Ve lo descrivo brevemente, non lo vediamo tutto nel dettaglio, però giusto per farvi capire l'idea. Vi zoomo un po'. Allora, l'idea è di avere una tabella dove contengo, dove conservo la, i veicoli, okay? I miei mezzi. Quindi avrò una tipologia di veicolo, un ID, ovviamente lo identifica, il marchio, la targa, se ha gas, se ha l'unità per andare a gas oppure no, il peso massimo che possono caricare. Non ho idea di cosa voglia dire questa colonna, initial run in chilometri, non so quanti chilometri su, boh, non ho idea. Colore, anno, documentazione, quindi probabilmente se le tasse, il bollo, se è stato pagato, se l'insurance, quindi se l'assicurazione è coperta o non coperta e se il gas kit è pagato o non pagato. Però diciamo, non mi interessano tutte le colonne, no? Però per farvi capire dove sto andando. Mi serve sicuramente una tabella per gestire i veicoli. Qua c'è poi una tabella di configurazione dove sono inclusi sostanzialmente la tipologia di veicoli che in pratica appaiono in questa colonna. Okay? Quindi qua io ho una serie di valori che sono pescati da, queste, da questa tabella. Ho poi i miei driver, quindi le persone che possono prenotare i mezzi. Okay? Ho dei garage, quindi dei luoghi dove questi veicoli sono conservati. E ho poi ho altre tabelle di configurazione. Okay? Ho una serie di altre informazioni, come ad esempio le manutenzioni, quindi che giorno, che mese, qual è il veicolo, quindi questa tabella punta alla tabella dei veicoli, qual è il tipo di manutenzione che viene fatta, quindi qua ho diverse manutenzioni, correttiva o preventiva, la descrizione, la causa del problema e la spesa. Okay? Quindi più o meno questo descrivono indicativamente le manutenzioni fatte dei veicoli. Ho un root control, che cos'è questo qua? Non ho idea, ma probabilmente quanto... Ok, le prenotazioni fatte dalle persone quanto hanno consumato per i vari viaggi. Quindi diciamo, questo tiene traccia delle prenotazioni nei vari periodi dell'anno, quindi sono tutti i mesi, va bene. Exchange control, per adesso non ci interessa. C'è poi una dashboard che fa vedere un po' di grafici, ok? E allora, questo sono delle instruction che le scrivono in fondo. Quindi diciamo... Se vogliamo iniziare, ci serve fare un impianto di configurazione in ServiceNow dove configurare le tabelle dei veicoli, diciamo, dei driver e di chi? Dei garage, ok, perché no, delle manutenzioni, ok, questi tre ambiti qua. Quindi vado su ServiceNow, ok, ho qua un commento, scusate. Ok, va bene. Allora, ah, il commento, ah, scusa, fai riferimento, giustamente, un commento, credo, su Twitch, sì. Giustamente dice 308 milioni di investimenti è un nome improduciabile, si riferisce a Uncork, Uncork. E questa piattaforma qua, con tutti i soldi che hanno preso, effettivamente è un nome che non ho idea di come si pronunci. Cosa dice Google? Non può dire niente. Traduci da somalo, mi chiede, va. Uncork. Ok, va bene, abbiamo dato una pronuncia a noi. Allora, cosa faccio? Cosa sto facendo? Ho aperto un oggetto che si chiama Studio, che è cercate Studio in ServiceNow, si apre un pop-up dove gestiamo tutto lo sviluppo dell'applicazione, creiamo un'applicazione nuova, ok? Seguiamo questo wizard, ci aiuta a configurare l'applicazione senza troppi sbattimenti, diamo un nome, lo chiamiamo Fleet Management, ok? Volendo potete dare un'iconcina, un disegno, che okay, è un'immagine, qua la descrizione dell'applicazione, demo Fleet. Demo, chiamiamola Demo No Code, ok. Lui dà un nome allo scope, che è la combinazione sostanzialmente di una X, underscore, un codice che identifica univocamente, penso, l'istanza, underscore e la vostra parte del nome. Quindi questa parte qua non potete cancellarla, questa potete cambiarla, ok? Vedete, se cambiate il prefisso fa casino, quindi dobbiamo metterla così senza underscore, mi piace di più, ok? Create, quindi viene creato lo scope dove lavorare. La prima cosa che chiede ServiceNow è quali sono i ruoli che utilizzeranno questa applicazione, cioè quali sono i tipi di persona che accederanno a questa applicazione. Ora, se volessimo immaginarne,
Avete accesso a tutti i ruoli già presenti in service da noi. Okay? Poniamo caso che vogliamo crearne di nuovi, dedicati. Quindi creo un nuovo ruolo e lo chiamerò Fleet Admin, che è quindi la persona che gestisce la configurazione di questa applicazione, quindi che inserirà i veicoli, inserirà le targhe, eccetera. Forse sono un po' buio, facendo un po', scusate. Ok. Poi, creiamo anche il driver, ok? Quindi chiamiamolo solo driver. In realtà il sistema già crea un ruolo, ok, forse è meglio, mi piace di più Fleet Driver. Quindi a cancellare tutto, devo cancellare. Facciamo qui, Fleet Admin. Questo Fleet Driver. Per adesso mi bastano questi qua, ok? Poi se ce ne vengono in mente altri possiamo ovviamente aggiungerli dopo. Questo è un wizard che ci guida nel raccogliere i dati base. Continua. Qua ServiceNow ci chiede se vogliamo creare un'applicazione mobile, un'applicazione nell'interfaccia Classic, che è quella standard di ServiceNow, o nell'interfaccia Workspace. Breve riassunto su quando si usano queste tre interfacce. Mobile, vabbè, è evidente, un'interfaccia mobile che funziona all'interno dell'applicazione mobile di ServiceNow. Quindi potrebbe aver senso farla. Classic, in generale, io la farei sempre una versione classic, cosa vuol dire che accedo a questa applicazione attraverso il backend standard di ServiceNow. Il Workspace è una nuova interfaccia particolare pensata per chi gestisce, diciamo, un grande volume di dati, un grande volume di richieste. Potrebbe, secondo me, non servire per questo tipo di applicazione, okay? Quindi per adesso lo ignoro. Continua. Ok, adesso il sistema mi chiede di quali sono le tabelle che compongono l'applicazione. Io posso avere accesso a tabelle già esistenti, ma quello che farò è crearne di nuove. Quando create una tabella nuova, potete decidere se importare un foglio Excel, sostanzialmente, o un CSV. Quindi lui leggerà le colonne di questo foglio Excel e creerà una tabella con quelle colonne. Questo è molto utile se volete trasformare un'applicazione esistente che avete su Excel in ServiceNow, okay? Quindi potete partire da un qualcosa che già avete, potete estendere una tabella già esistente, quindi cosa vuol dire? Che ereditate tutti i campi presenti nella tabella base e quindi aggiungete quelli che servono, oppure crearle da zero, okay? Io direi di crearne una da zero. Aggiungiamo un field. Allora, qua si potrebbe aprire un dibattito più o meno interessante sul fatto che forse la tabella che sto andando a creare, cioè quella dei veicoli, potenzialmente potrebbe essere una tabella che è inserita all'interno del mio CMDB. Che cos'è il CMDB? È una struttura dati all'interno di ServiceNow che classifica sostanzialmente gli oggetti, i cosiddetti configuration item, per classi. Okay? Quindi ogni classe ha dei suoi attributi, alla fine una classe è una tabella e gli attributi sulla colonna di questa tabella. La gestione in classi e in attributi permette di gestire concetti come l'ereditarietà, l'applicazione di automazione standard. Diciamo che ai fini della demo no code non ci interessa sapere questa distinzione. Potremmo poi approfondire il tema in altre sessioni, per adesso non ci interessa. Quindi io vado a creare una tabella che mi conterrà i veicoli, le informazioni sui veicoli, e come vedete non devo avere alcuna conoscenza di database, conoscenza di linguaggi SQL, scripting, sto effettivamente creando un'applicazione senza conoscere un linguaggio di programmazione. Chiaramente devo conoscere come funziona ServiceNow, ovvio che sì, però diciamo non devo essere necessariamente un programmatore. Questa è la vera differenza, no? Nell'approcciare questo tipo di filosofia. Ora, ogni campo ha bisogno di una label e di un nome, quindi il label è l'etichettina che apparirà all'utente, il nome è il nome che lui userà internamente, ma come vedrete in realtà andrò a definire, ad esempio, poniamo caso il brand, okay? E lui già dà un nome, quindi non serve modificarlo, quindi il marchio. Che cos'è il marchio? Qua indichiamo la tipologia di campo, se è un campo a tendina, se è un testo libro, se è un true o false, sono, diciamo, tipici tipologie di campi presenti nelle applicazioni standard, okay? Quindi io potrei dire che il brand, cioè il marchio, è una choice, quindi mi aspetto di selezionarlo da una tendina. Lui in questo caso mi dice: ma per la tendina vuoi una tendina con la voce none, cioè con la voce nessuno, o senza la voce nessuno? Quindi se io ho la voce none vuol dire che l'utente può indicare niente come brand,
Oppure without none vuol dire che almeno una scelta la devi fare. Quindi mettiamo without none. E lui mi dice, guarda che devi definire le opzioni. Bene, io clicco qui. Come vedete posso aggiungere le opzioni. Quindi le opzioni quali sono? Le inventiamo, ok, le mettiamo FCA. E lui automaticamente, voi dovete definire un valore, una label sostanzialmente, e quindi il display value, quello che apparirà all'utente quando apre la tendina. Poi il sistema memorizzerà un valore, diciamo, lowercase, senza spazi nel database. Quindi andiamo a mettere quali altri brand? Mercedes. Il fatto che sia maiuscolo o minuscolo è una mia fissa, potremmo fare qui Mercedes. BMW. Cos'altro? Toyota. Basta così, ok? Volendo possiamo definire se il campo è obbligatorio, quindi diciamo di sì, quindi se qualcuno inserirà un nuovo veicolo dovrà obbligatoriamente indicare il brand. E display invece è un concetto che vi spiego dopo. Adesso non abbiamo, come dire, ci mancano ancora alcuni dettagli per spiegarlo. Vado avanti e aggiungo altri campi, quindi abbiamo il brand, abbiamo la targa, mettiamolo in inglese, sì, va bene, create. In questo caso è una stringa, ok? Stringa libera, qua dice quanti, massimo quanti caratteri, lasciamo 40 che è lo standard, anche in questo caso la mettiamo mandatory, ok? Obbligatorio. Andiamo avanti, cosa abbiamo? Abbiamo un vehicle type, quindi mettiamo type, in questo caso è una choice, senza tendina, anche in questo caso mandatory, e aggiungiamo un po' di voce, mettiamo, cosa ho messo? Truck, car, motto, mettiamo motto, ok? In realtà car lo voglio per primo, mi piace di più, ok? Perché quando apro la tendina è molto probabile che gestirò delle auto. Bene, quindi abbiamo la targa, il marchio, type, ovviamente questo non definisce l'ordine in cui poi noi andremo a compilarlo, ok? È solo i campi che ci servono, il layout di come gestiremo questa cosa lo vedremo dopo. Cos'altro possiamo mettere? Il colore, vabbè, non mi interessa, però avete capito il senso. Voglio mettere, mettiamo l'anno di, non so, immatricolazione. In questo caso è un campo intero, ok? Quindi mandatory, va bene anche questo. Cos'altro possiamo aggiungere? Se assicurato, quindi mettiamo insurance. In questo caso mettiamo come campo true o false, quindi comparirà una tendina, cioè scusate, un flag dove mettere una spunta, se, e quindi la spunta mi dice se è assicurato o meno, va bene? Per adesso, per iniziare, va bene, continua, diamo un nome a questa tabella, la chiamiamo fleet, che penso sia la traduzione di flotta, ok? Potremmo mettere vehicles anche, okay? In realtà vi suggerisco sempre di mettere un nome singolare. Ho sbagliato a scrivere vehicle, ma l'H è prima. Vehicle, giustamente. Okay. Autonumber, sì, autonumber vuol dire che lui genererà un numero per ogni riga inserita in questa tabella, quindi un codice identificativo, in questo caso sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. In ServiceNow è leggermente più complesso questo campo, è un campo che ha un prefisso, in questo caso V e H, che è l'inizio di vehicle, quanto deve essere lungo, quindi 7 digits, e quanto, qual è la prima numero da quale partire. Normalmente ServiceNow ha questa tipologia di numerazione, lasciamo questa e va bene. Nel Manage Access, cioè chi può accedere, lui mi fa vedere i due ruoli, quindi l'admin e il driver. Allora, l'admin può fare tutto su questa tabella, può scrivere, può leggere, può cancellare, ok? Avrà libero accesso. Il driver potrà, no, non può creare veicoli, quindi tolgo questo permesso al driver. Potrà leggere l'elenco dei veicoli, certo. Potrà scrivere i veicoli, no. Potrà cancellarli, no. Quindi il driver, l'unico accesso che avrà su questa tabella è per leggerne il contenuto, ma non potrà cambiarlo. Ci siamo? Tutto chiaro? Continua. Ok, bevo un po' d'acqua. Tabella creata. Ne aggiungiamo un'altra. Continua. Adesso dovrebbe richiedermi cosa voglio fare. Create new table. In questo caso voglio aggiungere i miei driver, ok? In realtà i driver non sono altro che degli utenti. In ServiceNow esiste già una tabella degli utenti, quindi io volendo potrei usare quella. La cosa più intelligente da fare però in questo caso è estendere una tabella, cioè vado a estendere quella base degli utenti. Cosa vuol dire estendere? Che io indico qual è la tabella che voglio estendere, quindi la tabella
tabella degli user, che è una per selezionare prompt. Interessante. Questo devo indagare perché. C'è la user schedule, ma non la user. Non si può estendere la tabella degli user, questa non me la ricordavo, ma direi che sì, che si può estendere. Perché ho la task. Vediamo se mi sono perso qualcosa. Vediamo se questa tabella è estendibile. Non è estendibile la tabella di user. Vabbè, la rendo tale. La rendo tale, ok. Va bene, allora ci riprovo. Qua adesso non me la caricherà perché l'ho appena modificata, quindi dovrò. Vediamo un po'. No, facciamo così, torniamo indietro. Create new table, vediamo se ricarica extend. Eccola, user. Quindi estendo la tabella degli utenti, continua. Come vedete, il sistema mi mostra già tutti i campi che esistono nella tabella degli utenti, quindi in realtà informazioni come il nome, l'indirizzo, il telefono, il codice identificativo della persona, quindi la matricola, sono tutte informazioni che già ho, ok? Quindi non sto a crearle, anzi ne ho molte di più in realtà dentro la tabella degli user. Però vado ad aggiungere un campo che mi serve per la mia applicazione. Quindi nella tabella che sto creando, che estende la user, aggiungo un campo in più, che quindi non sarà nella tabella originale user, ma sarà solo in questa nuova. Questo, diciamo, è un concetto un po' di programmazione, che chi fa, qua si apre un tema che è sempre quello, ma se io faccio uno sviluppo no code, devo saperne di programmazione? No, questo è sicuramente un tema da affrontare, perché puoi non conoscere il linguaggio di programmazione, okay? Puoi non utilizzare uno strumento per scrivere codice, ma necessariamente un minimo di cultura informatica o comunque di come funzionano le applicazioni deve averla, no? Il concetto stesso di tabelle, di come le tabelle sono referenziate tra di loro, di cosa vuol dire estensione di una tabella, di cosa vuol dire campo, no? Io do per scontato alcuni concetti perché ho un background da programmatore, da informatico. Il dubbio è, in futuro, quando queste applicazioni diventeranno sempre più diffuse, si diffonderà anche uno spirito critico da programmatore, perché è quello che fa la differenza. E la mia percezione è che questa cosa non avverrà, cioè gli strumenti, le piattaforme diventeranno sempre più semplici e intuitive, e quindi sempre più, come dire, utilizzabili con meno click possibile, o magari trascinando oggetti. Già vedete, questo è un wizard che mi sta guidando, ma immaginate, fra 10 anni probabilmente creeremo un'applicazione semplicemente trascinando degli oggetti e componendo, no? Quindi probabilmente andando avanti, quell'ottimizzazione, quella capacità di analisi tecnologica che ha una persona, probabilmente la farà direttamente alla piattaforma e addio programmatori. Ok? Andiamo avanti. Che cosa metto qua? Metto questa colonna. Sostanzialmente è il tipo di patente, ok? Quindi potremmo mettere license type. Tipologia choice, oppure mettiamo stringa, dai, la compileremo così senza tendina. Va bene, mettiamoli là, mandatorietà. Continua. Mettiamo il nome della tabella driver, autonumber, anche in questo caso. Chi può leggere? I driver possono crearsi all'interno, no, però possono leggere. Possono modificarlo? Sì, potrebbero cambiarsi il profilo. Mentre l'admin può fare come al solito tutto. Va bene. Andiamo avanti. Ne mancherebbe una per le manutenzioni, però per adesso ci accontentiamo di queste due. Anzi, creiamola subito, come è fatta con la della maintenance. Va bene. La facciamo from scratch velocemente. Quindi vedete, siamo riusciti a definire il contenuto di 3 tabelle senza conoscere un linguaggio di programmazione. Senza scrivere codice, ripeto, senza conoscere come si compone come un database, una chiamata SQL, uno script, quello che volete. Cosa vado a inserire qua? Allora, partiamo dal veicolo, quindi qua dovrà indicarmi, sbaglio sempre a scrivere veicolo, il mezzo. Quindi, come faccio per indicartelo? Non posso mettere un campo di testo libero, qua l'ideale sarebbe che questo campo
e mostrasse una tendina con i valori dei veicoli memorizzati nella tabella dei veicoli. In ServiceNow questa cosa si chiama reference, ok? Quindi è un campo specifico per referenziare un'informazione che sta in un'altra tabella. Ovviamente adesso mi chiede qual è la tabella e io vi andrò a dire la tabella dei veicoli. Prova. In questo caso dico che è mandato, cioè se mi inserisci una nuova manutenzione devi indicarmi almeno obbligatoriamente qual è il veicolo in manutenzione. Aggiungo un ulteriore campo che è la tipologia, ok? Quindi mettiamo type, in questo caso è una choice, con dei valori a tendina, tipo, come le chiamate qua, corrective, preemptive, preventive, ok? Va bene, aggiungiamo un altro campo che è la descrizione, ok? Quindi mettiamo description, mettiamo un testo libero, quindi una stringa magari anche più corposa, 4000, ok? E poi mettiamo il value, ok? O il price, mettiamo price, quindi il costo, quanto è costato. In questo caso potete usare un decimal, che è quindi il formato che mi permette di avere i numeri dopo la virgola, oppure il currency, che combina il decimal con un simbolo di valuta, però per adesso non complichiamoci la vita, usiamo un decimal, non ci interessa, ipotizziamo che sarà tutto in euro. Diamo nome a questa tabella, la chiamiamo maintenance, autonumber, va bene, è così. Chi può accederci? Allora, possiamo dire che un driver può creare una maintenance, perché no? Può leggerla, può scriverla, può cancellarla. Allora, diamo accesso al driver alle manutenzioni, va bene? Continua. Ok. Dovremmo aver creato tre tabelle. Ci siamo, quelle base. Vado avanti, fatto le tabelle. In realtà poi dopo potrò aggiungerne, no, di altre. Allora, adesso vediamo l'interfaccia mobile, l'interfaccia classic. Seguo il wizard, ok, non mi invento nulla. Vado con l'interfaccia classic, quindi quella da desktop, da mobile. Mi chiede che nome dare all'applicazione, va bene Fleet Management. Mi chiede una descrizione, mettiamo demo, no code. Anzi, no code demo, è più bello. Tabelle che la compongono, ovviamente ruoli, qua possiamo aggiungere altri, create. Ok, quindi fatto. Andiamo a comporre l'interfaccia mobile. In questo caso descriviamo, mettiamo demo no code on mobile, okay. Uguale, quali tabelle includere, quali ruoli includere, in questo caso c'è anche un'iconcina, li diamo, vediamo se abbiamo un colore di iconcina di un'auto, abbiamo un'iconcina di un'auto, o qualcosa di simile. Beh, mettiamo un aereo di carta, cambiamo il colore, lo mettiamo verde, questo qua, ok. Create. Abbiamo creato le tabelle, abbiamo fatto una configurazione base della parte mobile e della parte back-end. Adesso il sistema completa la sua, questa parte qui. Non so se ci sono domande, ok. E fatto. A questo punto il sistema è pronto, noi possiamo accedere allo studio per continuare la nostra configurazione. Quindi, done, apro Fleet Management, la mia applicazione nello studio. Come vedete sulla sinistra ho una serie di oggetti che il sistema ha già creato per me, ok, per gestire questa applicazione. Vi faccio vedere da backend, cioè da interfaccia ServiceNow, come funziona questa applicazione. Se io ricarico l'istanza ServiceNow dove sono collegato e cerco, mi compare un bel menu che io non ho creato, l'ha creato il sistema per me, ok, dove ho crea nuovo veicolo, oppure guarda tutti i veicoli, crea nuovo driver, o guarda tutti i driver, o crea una nuova manutenzione. Allora, cominciamo a censire i veicoli. Vorrei farvi notare questa cosa. Io posso cliccare Create New, quindi mi si apre una schermata già pronta dove gestire il veicolo. Il sistema mi mostra già con degli asterischi i campi obbligatori, ok? Ho già dei bottoni Summit. Quindi io posso andare a scrivere, ad esempio, che la targa è AA123BB dell'anno 2020. Sì, in realtà questo campo qua abbiamo sbagliato a farlo, perché era meglio mettere un campo stringa, perché vedete, i campi interi vengono
formattati come numeri interi, quindi se tu continui ad aggiungere numeri, lui separa le migliaia, quindi direi che per un campo anno non va bene, adesso andremo a cambiarlo. Il brand, diciamo, è FCA. E se l'assicurazione o meno, non lo mettiamo. Okay? Summit, quindi prima cosa, adesso lui mi mostra una lista, adesso ce n'è solo uno. Ho creato le tabelle, ho creato una configurazione, il sistema mi ha già creato un menu, ho già i pulsanti per salvare, ho già dei link per aprire il dettaglio, ho già una form consistente, ho la possibilità di modificare, quindi un pulsante update, ho un pulsante delete per cancellare il record, tutta una serie di funzionalità che non devo sviluppare, ci sono già. Quindi questo è l'enorme vantaggio di questo tipo di applicazioni, di questo approccio, no? Che io mi devo concentrare soltanto sul risultato finale, la parte di implementazione è molto più veloce, no? Voler fare questa applicazione da zero richiederebbe molto, molto più tempo. Stesso discorso per le altre tabelle, quindi immaginate già questo. Considerate che questo sono già una lista che ha funzionalità di ricerca, quindi io posso andare a filtrare, adesso ne inserisco un altro, ma giusto per fare l'esempio, quindi BB A, diciamo, moto del 2020, BMW, ok. E ho già a disposizione uno strumento anche per fare delle ricerche, ad esempio voglio tutti quelli di FCA, il sistema già ha un meccanismo di filtering, oppure voglio vedere tutti quelli che iniziano con AA, è già fatto, quindi come vedete non mi devo concentrare sul creare queste funzionalità, che sono normalmente quelle che servono per gestire i dati, ma esistono già tutte, questo è interessantissimo. Andiamo a sistemare il discorso dell'anno, perché evidentemente questo non va bene, ok? Come facciamo a farlo? Potremmo farlo così. Allora, o andiamo a modificare il dictionary, però qua andiamo un pochino troppo sul tecnico, quindi io volevo rimanere un pochino più sul, diciamo, l'aspetto no-code, però sostanzialmente consiste in questo. Vado a modificare la struttura del campo. Col configure dictionary mi viene aperto un dettaglio di quello che è questo oggetto, e io volendo credo di poterlo andare a cambiare in stringa. In realtà no, perché non puoi passare da un formato all'altro alcune volte, quindi quello che devo fare è cancellarlo e ricrearlo banalmente. Per fare ciò io faccio tasto destro qua in alto, oppure clicco su questa hamburger icon, configure form design. Il sistema mi apre un oggetto che mi permette di riarrangiare i campi nella form. Quindi se io ad esempio volessi il number in alto da solo e poi sotto gli altri campi, oppure volessi spostare queste informazioni da uno all'altro, posso farlo. Quello che vado a fare è questo, è il campo year che non posso cambiare, allora se clicco qua e salvo e torno sulla mia forma e provo a ricaricarla, il campo io sarà sparito. Quello che è successo però qual è? Che semplicemente è stato nascosto. Il campo sulla tabella esiste ancora. Quindi, come faccio in realtà a cancellare quel campo? Dallo studio, che è quell'oggetto che si è aperto quando abbiamo creato le nostre tabelle, vado a aprirmi la tabella vehicle, vedete qua ho data model, table, vehicle, clicco. Il sistema mi fa vedere la definizione della tabella, mi dà un po' di campi, a me quello che interessa sono questi campi qua che noi abbiamo aggiunto, no? Vedete, year. Io questo qua lo vado semplicemente a cancellare, a rimuovere con questa X, e faccio un update. Quindi in questo modo ho rimosso definitivamente il campo vehicle. Come vedrete in ServiceNow io posso accedere a alcune funzionalità da un punto o un altro, quindi io posso andare nel form design da qua, layout form, posso andarci da dentro il record, come ho fatto prima, quindi form design, questa è la cosa migliore secondo me. Ad a questo punto aggiungo un campo che prima non avevo aggiunto, che è il campo year, quindi formato stringa, vado qua sulla sinistra sotto field type, cerco stringa, vicino, apro il setting dell'ingranaggio, li metto year, li metto il nome u, year, type string, ok? Senza mandato non ci interessa, chiudiamo, salviamo, in questo caso il sistema creerà la colonna che abbiamo cancellato e la rimette nella forma, quindi se io ricarico, per ricaricare banalmente ho cliccato col tasto destro oppure l'hamburger icon e poi reload form, ok? Mettiamo 2020 e aggiorniamo, perfetto, quindi adesso abbiamo un paio di
fare di veicoli. Stesso discorso che abbiamo fatto per il form layout, si può fare anche per la lista. Quindi io posso riarrangiare il contenuto di questa lista cliccando su una qualsiasi hamburger icon, configure, list layout, e posso spostarmi i campi come meglio credo. Quindi posso aggiungermi il campo year, brand, type, lo voglio mettere open number, l'insurance la metto in fondo. Okay? In questo modo riarrangio i campi. Come vedete, sto riconfigurando il layout, sto modificando un aspetto senza scrivere righe di codice. Questa è una delle peculiarità anche di questa piattaforma che mi permette di accedere. Chiaramente dovete conoscere queste cose, però in generale esistono. Andiamo avanti, torno nello studio. Quindi abbiamo driver maintenance vehicle. Andiamo ad aggiungere un po' di cose, quindi aggiungo un altro veicolo, quindi aggiungo un'altra auto. Mercedes assicurata del 2019. Ok. Creiamo dei driver. Allora, se io vado a vedermi tutti i driver, ce n'è zero. Cosa vuol dire questo? Questa tabella in questo momento è vuota, nonostante estenda una tabella che contiene dei dati, perché in realtà in questa estensione non ce n'è. Quindi io devo creare un nuovo driver. Come vedete ci sono un sacco di campi che io non ho creato. Sono campi che erano già esistenti nella tabella dell'utente, quindi eredito una serie di informazioni. Quello che mi interessa a me è creare, vabbè, creerò il signor Tizio, lo chiamiamo Tizio Tiziano, ok. Gli altri campi non mi interessano, la password non mi interessa, salvo. Il license type obbligatorio, dove me l'ha messo però? Non ce l'ho in vista. Non ho in vista il campo obbligatorio, non lo vedo. Non lo vedo. Quindi andiamo ad aggiungerlo alla lista, come abbiamo fatto prima. Configure form design. Ci metto un po' di più perché ovviamente adesso la forma è un pochino più corposa. In questo caso non vado ad aggiungere un field type, perché io devo aggiungere un campo che già esiste. Il campo che già esiste si chiama license type, ecco qua. E lo vado a mettere subito sotto il last name. Salvo. Torno nella mia form, la ricarico. È comparso il campo obbligatorio. Tiziano. E la licenza è di tipo A. Oppure A and B, no? Su Sammy ne creo un altro, chiamiamo Caio, Caione, suona malissimo, Caio Revisa, così sembra un'isola cubana. License type B, ok, e abbiamo finito. Quindi abbiamo un paio di driver, abbiamo un paio di veicoli, no, tre veicoli, e poi capiremo come gestire adesso la maintenance. Una cosa che subito mi salta all'occhio è che mi sono dimenticato una tabella. La tabella qual è? La tabella delle prenotazioni. Cioè, nella mia idea di flotta aziendale ho un repository di auto, ho una tabella che contiene i driver, e voglio dare la possibilità a questi driver di prenotarsi l'auto. Per prenotare l'auto, la prenotazione è un'ulteriore tabella dove tengo traccia dell'utente, dell'auto, del veicolo, del periodo in cui richiede il noleggio. Quindi, ipotizzando una gestione di una flotta aziendale, normalmente cosa dovrei fare come utente che vuole un'auto? Va in un elenco, sceglie tra quelle disponibili in quel momento e la prenota. Okay? Quindi queste dovrebbero essere le funzionalità base. Quindi torno nello studio e ho bisogno di aggiungere una tabella che mi tenga traccia delle prenotazioni. Clicco qua su Create Application File. Qua mi fa vedere tutti gli oggetti che posso creare in ServiceNow. Okay. Vado a creare una table nuova. In questo caso il look and feel non è quello del wizard, ma come vedete anche in questo caso non ho una struttura dove devo scrivere del codice per creare una tabella. Okay? Non devo fare una query per fare una creazione di una table. Do un label, un'etichetta a questa tabella e la chiamerò reservation. Okay, quindi per me il concetto di reservation è qualcuno che inserisce una richiesta per prenotare un'auto. Okay, questo è. Mi chiede di creare il modulo che cos'è? Sono queste voci che appaiono qua sulla sinistra in ServiceNow. Quindi io dico, guarda, non crearmi un modulo, o meglio lo crei, per il mobile no,
e lo aggiungi a qualcuno di quelli esistenti e lo aggiungi nel flip. Faccio un submit, quindi creo la tabella è vuota, il sistema aggiungerà due o tre campi base, eccoli qua. Io vado ad aggiungere altri campi che mi servono. Quindi che campo mi serve per la reservation? Primo, il nome della persona che fa la reservation, quindi è, chiamiamolo il reserved by, ok? E che tipo è? È un reference, ok? Perché questo fa riferimento alla tabella dei driver. Ok. Poi aggiungiamo un campo che è il vehicle, okay, che anche questo è una reference alla tabella dei vehicle. Quindi ho già le due informazioni. A questo punto mi servono delle informazioni aggiuntive del tipo, ok, tu vuoi farla, vuoi riservarla da quando a quando, ok, qual è il periodo che ti serve. Entrambe queste colonne posso selezionarle, premere invio e mi si accende una casella che mi modificherà entrambi. Per me sono due campi uguali, quindi sono del tipo date time, quindi mi indichi una data e un orario, ok? E non sono referenze. Direi che ci siamo. Potrei metterti una colonna state. Una colonna state, un campo state, mi indica in che punto del processo ti trovi. È una bozza? Hai inviato la richiesta? È stata approvata? Hai ritirato l'auto? La stai guidando? La stai riconsegnando? Eccetera. Okay? Quindi lo stato indica lo stato del in che punto del processo ci troviamo della reservation. Che cos'è questo? Anche questo è una choice. Dopo andremo a definire il contenuto. Faccio un update. Quindi se io adesso torno nel mio backend e faccio un refresh, dovrebbe essere comparso. Cerco Fleet. Reservation, ho una lista vuota, posso inserire un nuovo record. Reserved by, quindi qualcuno qua inserirà una persona che cerca un certo veicolo, okay. E da una data a un'altra data, quindi fino alle, diciamo, fino a domani alle 10 del mattino, ok? Come vedete, anche in questo caso, mi serve dalle 9 alle 10. Anche in questo caso il fatto che io abbia un campo date time con una tendina non ho dovuto svilupparlo, fa parte degli oggetti di sistema. Cosa vado a fare? A ordinare un po' questa form, perché dal mio punto di vista preferisco farla così, quindi start ed end metterla a destra, lo state per adesso lo ignoriamo, lo mettiamo qua. Ah, una cosa, volendo io posso aggiungere un'ulteriore separazione e invece di due colonne, una colonna. Okay? Quindi, ad esempio, potrei mettermi il campo state qua, cioè potete organizzare la forma anche su una colonna sola, comunque qualcosa del genere. Non è il risultato che volevo, però in qualche modo può darvi idea. Ok, non l'ho salvato, non l'ho salvato. Una colonna state. Perché non lo salva. Altre sante. Vabbè, indagherò su perché non me lo salva. Sono, credo, nello scope giusto. Vediamo così. Form layout. Dovrebbe salvarlo. Interessante, questo potrebbe essere comportamento inatteso. Indagherò, eviterò un formato. Comunque, diciamo, il concetto che potete avere comunque. Aggiungo così. Così gli è piaciuto di più. Ok, quindi vedete, posso dare anche un titolo alla sezione, qua potrei mettere reservation. Sì, qua potrei mettergli un altro nome, generic information, oppure info. Poi reservation, insomma, potete dare il nome alle varie sezioni. Okay? Va bene. Ok, quindi ho creato questo. Una cosa, ad esempio, che non mi piace è che mi sono dimenticato di aggiungere il campo number. Okay? Io voglio che anche in questo caso la reservation sia
come dire, numericamente ordinata, quindi io andrò a fare innanzitutto qua chiamiamola reservation, scriviamo info, poi dopo li cambieremo man mano. La mia idea è di mantenere questa istanza nelle prossime dirette, estendere questa applicazione aggiungendo ad esempio le funzionalità mobile o piuttosto che altri miglioramenti. Va bene. Quindi diciamo, aggiungo le funzionalità di number, lo vado a fare qua, quindi nella table. Maintenance, scusate, reservation, sezione control, auto number, lui mi chiede il numero da dare, mettiamo res, va bene, update. Quindi da questo momento in poi il sistema avrà un campo che autogenera, okay, crea una colonna automaticamente che si chiama number, che autogenera il numero della riga. Okay. L'ha messo qua, adesso questo l'ha già creato, quindi non l'ha generato. A questo punto posso fare un po' di un po' di layout, scusate, lo faccio da qua. Semplicemente mi sposto il campo number qua in alto a sinistra, che mi piace di più. E il vehicle lo mettiamo qua. Oppure possiamo fare reserve by vehicle e qua così. E start and end li mettiamo sotto nell'info. Ok? Salva. Ricarichiamo. Va bene, comincia ad avere un po' di senso, ok? Allora, dicevo, non mi piace questo. Allora, il formato della data e ora in realtà dipende dal profilo dell'utente collegato. In questo caso sto dando questo profilo amministratore, ma se andate nel setting, cambiate la time zone e mettete Rome e ricaricate la forma. No, ok, allora questa è un'impostazione del profilo dell'utente, in realtà, profile, quindi qua, date format, lui dite che volete questo formato qua, e quando ritorno nel fleet vado ad aprire, vedete il formato, adesso è il formato italiano, ok? Quindi è un'impostazione non del sistema ma dell'utente che lo utilizza. Cambiamo questo e poi direi che oggi abbiamo finito. A me piacerebbe vedere qua il nome, ok? Il nome del veicolo, non il number, perché non mi aiuta. Se io posso sì cliccare sulla i, e lui mi fa vedere i dati provenienti da un'altra tabella, la tabella del veicolo. Però in realtà a me piacerebbe avere magari una combinazione, non so, non so, type e brand, no? Potremmo metterci anche un modello, ok? Quindi facciamo così, andiamo sempre nello studio, apro la tabella del veicolo, aggiungo una colonna, quindi aggiungo un campo, facciamolo da form design, che è più. Mi piace ancora di più, quindi apro qua, form design, aggiungiamo un campo di tipo stringa e lo mettiamo qua, gli diamo un nome, lo chiamiamo model, ok? E va bene così, quindi abbiamo brand, model, lo mettiamo di qua, e qua potremmo aggiungere una sezione dove mettiamo plate, se assicurato, e l'anno, e lo potremmo chiamare detail, okay, details. Qua abbiamo nelle generic number, il type, il brand e il model. Salva. Ricarichiamo questa forma. Voilà, ok. Adesso abbiamo il model, quindi qua potrebbe essere, non so, la Fiat Panda, va bene? Abbiamo. Ora, come vedete, qua in alto c'è questo number. Se io vado nelle reservation, quando apro un dettaglio, quando punta un veicolo mi fa sempre vedere il number, noi possiamo cambiare questo oggetto, quindi possiamo dirgli quale campo mostrare. Come lo si fa? Se andiamo sempre nel form design, quindi della mia schermata, posso farlo da vari punti, questo è quello più immediato. Vado nel model e gli dico, no, dal model non posso farlo. Scusate, dal design non si può fare, scherziamo. Allora dovete farlo dallo studio, dovete andare sul veicolo, quindi sulla tabella che viene referenziata, okay, e dovete andare a cambiare un'impostazione che si chiama display, che è questa colonna qua. Se non c'è nessuna colonna definita come displayabile, quindi se tutto falso, il sistema visualizza il number. Okay? Se invece io vado a definire una di queste come
displayable, quindi ti dico che voglio, non il number, scusate, il model, lo voglio true. Da questo momento in poi, ogni qualvolta una form o una tabella punterà a un record della vehicle, mi mostrerà il nome, ok? Quindi panda, e non il number. Vi faccio vedere, vado nel reservation, si vede già da qua, vedete, vehicle panda, ok? Che rende tutto molto più leggibile. E anche all'interno del mio record avrò questo, è cambiato il number, lo vedrò solo qua, ok? Volendo potremmo fare una combinazione di, ok? Potremmo farlo la prossima volta, quindi avere un campo che combina, non so, il number, il brand e il model. Quindi avere numero, FCA, panda, in modo che in una sola volta posso vedere queste cose. Anzi, ve lo mostro perché potremmo farlo, dai, ci mettiamo poco tempo, è anche il bello del no-code. Allora, vado ad aggiungere un campo che chiamerò, allora, campo stringa, quindi field type string, chiamiamo qua, lo chiamiamo, chiamiamolo full name, ok? Nel full name lo facciamo un po' più grande, quindi invece che 40 mettiamo 400, ok, di lunghezza, e lo mettiamo read only. No, per adesso no, lasciamo così. Okay. Salviamo, ricarico la form e abbiamo full name, ok? A questo punto torno nello studio. Ovviamente io potevo fare tutto dallo studio, ok? Volendo queste configurazioni posso fare tutto dallo studio. Io sono abituato a spostarmi tra più tab, ma in realtà potete stare qua. Sposto quel valore che ho messo prima true sul model, lo tolgo, perché solo una colonna può essere true sul display in un certo momento, e lo metto sul full name. Ok, quindi cosa vuol dire? Che a questo punto qua ci potrebbe essere scritto questo trattino FCA trattino panda, ok? Salvo. Oppure senza trattino, che lo rendiamo più leggibile, ok? Così. Come vedete, il display si vede già qua. Number, FCA panda. Se vado nel reservation, tutto molto più leggibile. Ora la domanda è, come facciamo a fare in modo che ogni volta che io creo un veicolo nuovo, il sistema compili automaticamente il campo full name, ok? Perché non voglio io compilare ogni volta e scrivere number, Mercedes e, non so, serie 200, ok? Non voglio farlo io a mano, non voglio che si compili automaticamente. Lo facciamo grazie a Flow Designer. Adesso vi mostro, mi fermo ancora qualche minuto, poi per oggi abbiamo finito. Sempre dallo studio, create application, creo un flow. Allora, qua cominciamo a vedere qualcosa di più interessante, cioè comincio a costruire delle logiche di comportamento, delle business logic, delle logiche di behavior dell'applicazione, e anche in questo caso non svilupperò codice. Con il flow, all'interno del flow designer, che è questo oggetto che si sta caricando, io sostanzialmente definisco una situazione che triggera un evento, triggera un termine informatico, che vuol dire quando qualcosa succede sui dati, sostanzialmente. Quindi è un evento scatenante, un'azione scatenante, è un evento scatenante, e quali sono le azioni che si scatenano di conseguenza. Quindi, per comodità, ingrandisco a tutto schermo, creo un nuovo flow che chiamerò set vehicle full name, okay? Quindi vedete, descrizione, dire, no, anche in questo caso non ho bisogno di scrivere codice, non ho bisogno di complicare le cose, è molto semplice. E qua posso mettere anche una descrizione per dire a chiunque aprirà questo oggetto cosa fa questo oggetto. Set full name of vehicle as number più band model, ok? Chi è che fa funzionare? Quando è che si scatena questa roba? Con l'utente che è collegato in sessione, oppure lo possiamo fare lato sistema. È un tecnicismo questo, diciamo, con l'utente di sistema, ok? Questo è il mio suggerimento. In questo caso dobbiamo poi scegliere, che lo vedo così sullo schermo, vabbè, c'è Chrome che non... ok. Allora, mi chiede qual è il trigger, cioè qual è l'evento scatenante, e sostanzialmente io posso scegliere una tendina, qual è l'evento? Io posso dire quando viene creato un record, cioè quando viene inserita una riga in una tabella. Ok, allora il sistema dice
quale tabella? E io dico la tabella dei veicoli. Okay. Poi posso mettere delle condizioni al contorno, cioè deve, ogni volta che inserisci un record o incerti in situazione, allora dico, guarda, ogni qualvolta è scritto il model. Okay. Il model non è empty, non è vuoto. Okay? Se il model non è vuoto, tu generi quel nome. Cioè, fai delle azioni in realtà. Ok? Fatto. Ok. Quindi, quando il model non è empty e viene creato un veicolo, fai delle azioni. Volendo, posso mettere anche dei commentini che aiutano a leggere questa cosa. Quindi, if model is not empty, when a new vehicle is created, model is not empty, ok. Questo mi aiuta a leggerlo, quindi questo oggetto io potrei prenderlo fra qualche mese, non ricordarmi cosa fa, leggo il commento e mi aiuta. A questo punto io posso decidere di fare delle cose, partiamo con le cose semplici, noi faremo un'azione, okay? Come vedete ho una serie di azioni, con ServiceNow posso fare un sacco di cose, posso collegarmi a tool esterni, posso collegarmi a Google Drive, a Office, a Microsoft Teams, posso fare un sacco di cose, per ora non ci interessa, quello che ci interessa noi vogliamo aggiornare un record, cioè noi vogliamo modificare il valore di un campo, quindi andiamo a modificare, fare l'update di un record. A questo punto, a seconda delle azioni che scegliete, il sistema vi dice, ok, per fare questa azione ho bisogno di queste informazioni. Quindi per aggiornare un record ho bisogno di sapere qual è il record, in quale tabella si trova e quali sono i campi che vuoi cambiare. Banale. Ora, qual è il record che vogliamo cambiare? Esattamente il record che ha scatenato questa situazione. Quindi quello che posso fare io qua nel campo record, o apro questo menu a tendina e scelgo, vedete, lui mi dice quali sono gli oggetti che ho a disposizione in questo flow, e io dico, guarda, il record appena creato, allora prendi il vehicle record. Come vedete, lui mi compila il record e anche la tabella, perché da lì arrivo. Oppure, se io cancello queste informazioni, posso comunque trascinarla da destra. A destra ho tutti i dati che ho a disposizione in questo flow. Questo è l'evento, scusate, è il record triggerato, si dice, quindi è il record che ha scatenato l'evento. E il vehicle record lo trascino, come vedete, anche in questo caso, zero righe di codice, molto semplice, intuitivo anche. A questo punto mi mancano i campi, cioè quali campi vuoi aggiornare, e tu decidi quali. Ovviamente mi mostrerà campi in quella tabella, io quello che voglio aggiornare è il full name, e dentro voglio mettere la combinazione di più campi, quindi io voglio mettere, prendendolo dal record, diciamo, triggerato, voglio prendere il number e lo trascino. Ok, spazio, trattino, spazio, e voglio metterci anche il brand, spazio, e il model. Fatto, salva. Allora, quando salvate non è immediatamente pronto, ok? Il salvataggio fa un check per vedere se quello che avete scritto ha senso. Anche in questo caso posso mettere un commento e scrivo full name uguale a number brand model. Okay. E posso ovviamente riaprirlo per vedere nel dettaglio, ma già così da chiuso mi aiuta. Quindi questo flow si scatena quando viene creato un record e immediatamente aggiorna il campo full name. Prima di pubblicarlo e renderlo attivo, okay, quando lo rendete attivo, da quel momento in poi questo flow funziona sempre, ogni qualvolta inserite un veicolo. Quello che posso fare è fare un test. Quindi il sistema mi dice, ok, vuoi fare un test? Per farlo però mi devi dire qual è l'evento secondo te, qual è il record che scatena l'evento, mi mostra la tabella dei veicoli perché è lì che è stato definito questo flow. Io ne ho solo uno, quello del panda, ok, della panda. In realtà io ne ho più di uno, infatti. Vedete, no? Alcuni che hanno il full name vuoto, ne prendo uno a caso, dico run test, sistema effettua un test, mi dice che ha fatto, io posso cliccare qua per vedere l'esecuzione, quindi anche questo è molto importante, il sistema non solo mi permette di costruire una logica senza usare righe di codice, ma mi costruisce tutta la struttura, dati per indagare se sta funzionando tutto correttamente. Quindi il test è stato completato, questi sono i passaggi dall'alto verso il basso, il veicolo è stato creato, quindi l'ha testato, e vedete, per ogni campo mi dice tutte le condizioni al contorno, quindi è molto utile questo strumento per capire cosa è successo. E poi mi fa vedere le singole azioni, l'update record, in questo caso è solo una,
mi dice cosa avrebbe dovuto fare qua i dati che si è trovato. Quindi il full name è la combinazione di number, trattino, BMW, in questo caso non c'è il model, quindi ha messo soltanto il brand. Non sarebbe partito in realtà questo perché la condizione non è soddisfatta. Quindi da un punto di vista test lui entra nelle azioni, ma non sarebbe stato vuoto. Comunque l'attiviamo. Quindi, riassumendo, così concludo, in un'oretta circa siamo riusciti a creare delle tabelle in un'applicazione, 4 tabelle, le abbiamo anche un po' modificate, e abbiamo creato una piccola azione, un piccolo flow, che mi permette di fare questo. Cioè, io vado dentro i miei veicoli, scelgo questo, ok, qua metto il... In realtà su questo non andrà perché... parte il flow solo quando viene creato, ok? Potremmo sceglierle anche quando viene modificato, quindi per adesso questo lo cancello, questo lo cancello, e ne creo uno nuovo. Sempre allora BMW, modello 120, la serie 1, ok, il full name non lo compilo, metto la targa, l'anno 2019, assicurato, salvo. Se vado ad aprire questo veicolo che ho appena inserito, non è partito. Quindi, allora, la prossima volta andremo a indagare sul perché non mi ha compilato. Ah, no, eccolo qua, ci vuole un attimo, giusto. Dovevo solo aspettare. Come vedete, il full name è stato aggiornato e si è scatenato il flow e aggiornato. Quindi il flow mi permette di costruire delle logiche anche di automazione, di popolazione dei campi, come in questo caso, che normalmente avrei dovuto fare a mano e mi fanno risparmiare del tempo. Inserisco un altro record per farvi vedere, cambiamo, mettiamo una moto, non conosco le moto BMW, quindi le chiamerò moto 1, non ho idea dei modelli, la targa della moto è leggermente diversa, ok, l'anno 2020, assicurata, in questo caso non faccio submit, ma clicco qua e faccio save, e aspetto qualche istante, in pratica il trigger si scatena, ok, quindi l'evento si è scatenato, è stato salvato, si scatena un flow che rispetta quell'evento che aggiorna, come vedete, in tempo reale il campo. Quindi in un'oretta circa siamo riusciti a mettere in piedi delle tabelle, un'applicazione nuova, dei campi che si compilano anche automaticamente, e siamo solo all'inizio di quella che potrebbe essere un'applicazione. Non abbiamo ancora visto tutta la gestione, ad esempio, della reservation, non abbiamo visto la parte mobile, però considerate che in una sola ora di tempo siamo riusciti a fare questo. Quindi immaginate ad avere una certa... familiarità con questo strumento, quindi senza conoscere un linguaggio di programmazione, in che direzione possiamo andare? Pensate cosa si potrà fare in futuro. Quindi sicuramente il tema del no code, quindi del non utilizzare codice, è un temone, se vogliamo dire così, che ci accompagnerà nei prossimi anni. Io vi do appuntamento la prossima volta, che non so bene quando sarà, probabilmente settimana prossima, e mia intenzione è fare un format ripetitivo e costante. Continueremo su queste istanze e continueremo a lavorare su questo modello, aggiungendo sempre più funzionalità, sempre in modalità no code, senza scrivere codice, fino ad arrivare un giorno a poter prenotare un'automobile utilizzando un'app mobile e avendo sviluppato tutta l'applicazione senza, ripeto, senza essere un pro developer cosiddetto. Okay? Io vi ringrazio, grazie a tutti per i volenterosi che si sono fermati con me un'oretta, e peace.